insegnavo i piloti libici a volare. Dove siamo? Siamo a Volandia. Sì, vabbè, ok, va. Dove siamo in questo momento? Qui siamo nel piazzale dove sono esposti i DC-9 dell'aeronautica militare. DC-9 è uno storico aeroplano civile sul quale io ho volato e che è rimasto praticamente nella storia dell'aviazione, del trasporto pubblico. Che è questo è un bimotore. Ecco, mi sembra di tornare indietro. Ecco, allora quella è la famosa cornetta dalla quale ci parlano mentre siamo in volo, giusto? Spiegarvi tutti questi comandi qua diventa lungo. I comandi di volo, abbiamo l'orizzonte artificiale, anemometro, variometro. Questo è il modello del lanciatore sovietico. Il razzo Soyuz posizionato alcuni giorni prima sulla Luna. 13 kg sulla Luna e 29, e 29 kg su Marte. No, sì. Penso che io ho vissuto queste ore qui. Questo è 11 metri e l'originale è 111 metri. È composta da due satelliti per l'osservazione della Terra, realizzata da CONAI, l'Agenzia Spaziale Argentina. E come vedete tutto vola via facilmente. Apro un'altra busta. Questo è uno degli utensili più importanti nella cucina spaziale, la forbice, per aprire le buste. Perché quando è rientrato nell'atmosfera terrestre sarà stato molto più grande, è bruciato quasi tutto. Allora come va? Un grande benvenuto a Paolo Nespoli. Un sogno impossibile, non sapete qual è il modo migliore per non realizzare un sogno? Quello di non provarci. Se uno non ci prova, ha già bene finito di partenza. La forma mentis giusta e il team giusto, importantissimo avere un team attorno, non sei tu da solo. Allora con queste cose si arriva lontano e ogni tanto si va anche nello spazio, ogni tanto i sogni possibili si realizzano, perfetto. L'unico problema è che questa stazione sente la forza di gravità. Cioè non è vero che andiamo nella... La maggior parte della gente pensa che nello spazio non c'è la forza di gravità perché sei lontano dalla Terra. Non è vero, non è corretto. Siamo a solo, se voi pensate, siamo solo a 400 km e la Luna è a 350.000 km ed è tenuta dalla Terra. Cioè la Luna sente la forza di gravità della Terra. Se non ci fosse la Terra a tenerla, volerebbe via. C'è un esperimento dentro che vi fa capire questa cosa. Questo esperimento, che è un esperimento fisico, si può fare con la mano, che lascia un attimo così storditi quando uno lo fa la prima volta. Sostanzialmente è che tu stai andando attorno alla Terra, la Terra ti tira, cioè stai sostanzialmente cadendo come questo qua accade, uguale, preciso dentro, la stazione sta cadendo. L'unica cosa è che a 28.000 km all'ora e a 400 km di quota cadi tanto quanto la Terra è rotonda.
perché la Terra è rotonda e un po' è come se cadesse, no? Per cui cadi lei e continui a cadergli attorno senza mai toccarla e continui a girare, ma sei in caduta libera, stai cadendo e gli cadi attorno. Ecco perché andiamo a 28 km all'ora, perché a quella velocità lì la caduta è uguale alla rotondità della Terra, continui a cadere. E in quella condizione, questa è la ragione, che stai cadendo, non c'è niente che ti ferma, allora sì, non senti la gravità e c'è questa condizione di microgravità, perché comunque un po' di forze micro ci sono, quindi per essere precisi diciamo microgravità. Allora lì cominci a vedere i fluidi, tutta una serie di cose incredibili che ti permettono di fare ricerca, di imparare, di conoscere. Tra le foto che avevo c'è una foto di un macchinario particolare, di un esperimento che abbiamo fatto, che è una macchina che permette di fare fuoco sulla stazione. Senza la gravità il fuoco non funziona tanto bene. Poi pensate a una candela, il gas che c'è attorno, questo va verso l'alto e tira l'ossigeno, l'aria che c'è sotto, e dà carburante alla fiamma. La fiamma diventa bella cosa e continua ad andare con questo specie di camino, con questa specie di forza che è dovuta al fatto che quando il gas si scalda diventa più leggero e va verso l'alto. E non c'è più la gravità che dice a quel gas: ma tu sei più caldo, vai verso l'alto. E andando verso l'alto tira quell'altro, non c'è più, quindi rimane lì, la forma della fiamma nello spazio è più sferica, ma brucia tutto l'ossigeno che c'è lì e si spegne. Ho scoperto che ci c'è una classe nuova di fiamme che non era mai stata vista, mai stata pensata, che bruciano a temperatura più basse del normale, di quello che noi pensiamo sia normale, e queste hanno un'interazione. Per cui stanno studiando queste fiamme e si pensa che potrebbero migliorare la percentuale di carburante che brucia nei motori. La Gioconda di Leonardo, tirati indietro 3 metri, allora la vedi, capisci cosa ti dice, ti dà tutta un'altra cosa di quello che vedi se stai col naso appiccicato lì. Guardando da lassù è chiaro che questo è un continente unico, l'Europa addirittura è un pianeta unico. Se io guardo sotto e guardo con attenzione, vedo le sabbie del deserto del Sahara che ti arrivano in Australia, che coprono l'Europa. C'è un'interazione all'interno del pianeta in un modo così interattivo, e noi non riusciamo a vedere perché stiamo guardando il nasino. Il passaggio dal giorno alla notte, tra l'altro, che qua noi siamo abituati qua che comincia a diventare un pochettino buio, poi il sole tramonta, poi ci vuole diciamo un'ora e mezza a passare dal giorno alla notte. Ma il giorno vero pieno, diciamo a mezzogiorno, la notte vera a mezzanotte, no? Sono 12 ore di differenza. Nello spazio la sensazione giorno pieno, notte piena, si fa in circa 7 secondi, 8 secondi. Cioè 7 secondi passi dal sole a picco d'agosto alla notte più buia senza niente. Quindi è una cosa molto forte, e in questi in qualche minuto il sole sostanzialmente tira fuori l'atmosfera. Tira fuori l'atmosfera, si vede questa piccola cosa di atmosfera sopra, buio sotto, e lì capisci che questo è un sistema piuttosto delicato, piuttosto in equilibrio. Ho avuto la fortuna di fare il primo volo con la navicella americana Shuttle, che adesso è in pensione quindi non vola più, e poi ho continuato con le navicelle russe Soyuz, che sono due cose completamente diverse, come vedrete lì, stiamo parlando di due veicoli completamente diversi. Uno va a vedere quelli che sono i requisiti di base che di solito le agenzie spaziali pubblicano ai bandi di concorso per poter applicare a fare l'astronauta. I requisiti sono relativamente semplici, cioè non bisogna essere scienziato, tra l'altro sfatto il mito che gli astronauti siano scienziati. Occorre avere una laurea tecnica, ci vuole una conoscenza, o chiedono una conoscenza della lingua inglese a livello lavorativo, cioè ci devi lavorare, non è a livello scolastico, più lavorativo. Cosa ci vuole? Un fisico normale. Io dico alla fine che uno dovrebbe trovare la passione all'interno, attraverso la passione, se fa una cosa che gli dà passione, allora lì c'è quel gradino in più, perché se fa una cosa per passione non ti pesa, stai qui
dopo dovessi lavorare 10 ore, lavori 20, ci pensi di notte, ti svegli la mattina, trovi le soluzioni, ne parli agli altri, sei entusiasta, cioè tutte queste cose così. Dovresti trovare un lavoro per il quale hai passione e dimostrare questa passione. È che sì, è vero, oggi gli astronauti professionisti hanno questo profilo, ma siamo ad un momento storico veramente importante dove a poco parte oggi la demo, oggi parte la demo di SpaceX. Successo, quindi, successo pieno, successo pieno, è partita. Sono partiti. Sì, sì. Okay. È partita oggi, giorno apposta per voi l'hanno fatto, giusto? L'avete visto? È partita la prima demo del primo volo, dove è un volo commerciale. Cioè, stiamo passato dal fatto che i veicoli vengono costruiti a un operatore commerciale, che può essere la Boeing, che costruisce il proprio aereo e ti porta a New York. Ed è importante questa cosa, perché è un errore fondamentale, o comunque una limitazione fondamentale, quella di portare in orbita solo ingegneri, fisici, i filosofi, gli avvocati. È una parte importante della popolazione, è una parte importante di quello che vuol dire essere umani. Il fatto che se sei in caduta libera e non c'è più niente che pesa, non senti neanche i vestiti addosso, che ti galleggiano, i vestiti non sono appoggiati, o comunque i capelli che volano, non senti più le braccia, non senti i piedi, non senti che sei seduto sulla sedia. E ci sono dei momenti in cui acquisisci questa cosa e non c'è più il tuo corpo, sei senza corpo, sei pura coscienza che si sta muovendo o sta guardando la terra o sta facendo qualcosa. È una sensazione incredibile, di libertà, di incredibile. Voi immaginate che cosa farebbe un fotografo? Cosa farebbe un regista? Cosa farebbe un poeta? Uno scrittore? Cosa farebbe un filosofo? Abbiamo fatto un tempo di recupero fisico a rientro. È una cosa molto soggettiva. Hanno degli esami speciali, c'è una piattaforma stabilometrica, ci sono delle cose dove ti fanno vedere di stare attento, perché ancora non sei al 100%. Corinna? Corinna. Si vede fino al tunnel, la versione italiana del francese? Sì, no? Non lo tieni sotto. Foto. Vediamo.